sarà l'unica farla aspramente. So che la farai aspramente. No, non ti devi parlare. Dopo ne parliamo. Io invece vorrei farvi una discussione tra amici. E questa discussione riguarda come è nata questa mostra. Beh, questa mostra è nata in modo un po' assurdo. Due domeniche fa, l'Andreina, la Lia e Gianpietro mi hanno telefonato alle 4 del pomeriggio. Sì, vogliamo fare una mostra a tua. Era in cantiere da tanto, però. Abbiamo... Almeno veniamo da te. Avevamo visto quello. Questo piccolo, ah, sì, è il primo. Il primo. Sta di fatto che sono venuti, hanno scelto, indipendentemente dalla mia volontà, cioè forzandomela, anche sì. E poi sono andati via con tutti i quadri in mano. Questa è la verità. È la verità, eccetto due, ma per, non perché... Sì, erano un po' grandi. Erano, ma mancava qualche... qualche accorgimento. Allora, siccome sono un maniaco, sono un pesante che non finisce mai, e tutti sanno che i miei discorsi sono pesantissimi, per fortuna brevi, ma pesantissimi, io ho fatto un ragionamento. Perché hanno scelto dei quadri? E Gilberto, che in qualche modo ha l'intuito dei Paglietà, me l'ha appena chiesto, perché? Allora, se permettete, devo fare una parentesi. La parentesi è fra... è un, una parentesi su una divisione originaria della pittura, molto più originaria di quelle che fa il Goldfried o anche altri. Per me la divisione originaria è fra iconico e aniconico, figurativo e non figurativo. La divisione è nettissima e non deriva da sfumature di forma o di concettualità, deriva da una posizione che poi spiegherò quale secondo me è in questa posizione e che sarà la ragione per cui hanno scelto i quadri che hanno scelto. L'iconico è una manifestazione originaria. Nelle caverne della Spagna e della Francia non c'è nulla di informale, è una rappresentazione molto precisa di bisonti, di animali, di cacciatori. L'iconico è in qualche modo anche una forma di empirismo. Cioè, io, pittore iconico, sento che la realtà mi passa e in qualche modo gli rispondo con l'oggetto del mio lavoro. Ma se è empirica, la realtà cambia in continuazione, e anche empedoclea. E questo è molto... già i cervelli che mi fumano. Arrivano di fare il volto. Sarà brevissimo. Prendiamo un esempio qualsiasi. Furby. Il famoso quadro della donna, eccetera, eccetera. C'è nulla di più cosmogonico, in pieno positivismo, c'è più nulla di più cosmogonico di quell'oggetto che stupidamente si dice oggetto di sé, non è così, la chiama origine del mondo. Allora, l'unico che era tu. La vera arte. Iconica è quella che raggiunge il dato originario del mondo.
Che sia empirica, lo possiamo dimostrare molto semplicemente come si parlava prima con lei, perché ricomprendiamo nell'arte ovviamente anche la letteratura. Qui ci sono delle metamorfosi, una metamorfosi in un certo senso anche dell'arte. E cioè, ma tu guarda, questo pittore parla di metamorfosi, no Vareggia! Facevo l'esempio di Ovidio. Le metamorfosi di Ovidio parlano, fra l'altro, di Daphne violata da Apollo. Daphne si trasforma in vegetale. È esattamente quello che direbbe uno psichiatra oggi, la donna violata che si trasforma in uno stato di vegetale. È una metamorfosi. Allora, il cogliere dei dati di metamorfosi come questo non solo è il cogliere, ma è anche il vivere, così come in politica lo è sicuramente Euripide, quando ci dice, ci parla nelle Eumene di furie che si avventano su Oreste, lo perseguitano. Ma quando arriva Apollo che gli offre un tempito, diventano subito buone. Allora l'arte è a empirica. Ma non solo, ma è anche democritea. Perché? Ciao. L'arte iconica. Ciao, ciao. Ciao. L'arte iconica è vicina ai bisogni materiali e immateriali del collettivo. E questo non è senza conseguenze sulla loro scelta, come si vedrà. Allora voglio stringere e non parlarvi dell'iconico, se no verrebbero fuori parolacce molto pesanti. Come ha sentito ieri in un'altra allusione di ieri, la seconda, questa seconda. Una scelta che hanno fatto, sì, lei che sono venuti a casa, sì, è una scelta inconsciamente politica. Hanno scelto un dato che sia materialista, che sia empirico e che sia collettivo. No, vabbè, sono sensibile. Lascia qui. Ecco, devo dire che Franco Zannini l'ho conosciuto in altre occasioni, l'ho conosciuto qui all'interno di questi incontri e mi ha subito colpito per la sua preparazione, come avete avuto modo di vedere anche adesso, insomma, in questa sua presentazione, questa sua preparazione completa, molto, molto approfondita, di sostanza. Vuol dire che Adamo aveva bene. Sì, va bene, insomma. E quindi non sapevo che lui dipingesse, ecco, per cui è l'occasione di essere introdotto da Vito e andare nello studio, casa studio, perché è uno studio che io pensavo fosse così più sul dilettante, invece direi che proprio è un livello, direi, professionistico, insomma, notevole, insomma, con tanto studio di Altana, con possibilità di aprirsi all'esterno, quindi ecco, e ho seguito un po' tutte queste sue vicende anche artistiche, facendogli delle domande, cercando di intervenire tra l'altro in quello che poteva essere stata la sua formazione, e mi ha detto effettivamente che confermava la vita che dipinge da quando aveva 15 anni, pur iniziando a studiare il liceo Foscadini, che è un liceo classico dal quale lui ha attinto moltissimo. E mi hanno subito comunque colpito anche, mi ha subito colpito la selezione che ha fatto Andreina e Gian Pietro, Elia, scusami, su questi volti, su questi, soprattutto su questi elementi figurativi, mentre mi sorprendeva il fatto che non ci fossero i paesaggi, di cui lui è un produttore incredibile, ha fatto dei paesaggi stupendi e che secondo me sono complementari appunto a queste invece altre visioni che appunto lui realizza, rappresentazioni che lui realizza con soggetti
direi realistici, come lui ha anticipato, e citando anche Courbet, e anche di altra estrazione. Cioè un grande studioso di storia dell'arte anche, quindi uno che ha mediato, che però ha fatto suo in maniera originale, autonoma. Bisogna dire che anche nell'arte è tutto molto fumoso, molto così enigmatico, nel senso che non è che esista effettivamente un apprendimento reale. Ci esistono le scuole d'arte, esistono gli istituti, esistono le accademie, però non è detto che uno debba per forza formarsi all'interno di queste istituzioni. E fra l'altro spesso nell'arte di fine 800, del 900, sono molto gli autodidatti che hanno determinato dei risultati. Questo mi ha fatto anche così, mi ha dato ulteriori conferme su quello che è stato un po' il percorso di Franco Zanini. Ecco, fra l'altro non sapevo che Franco fosse il papà di una, appunto, di due fanciulle splendide, Francesca è qui, l'Antonella è stata mia compagna di università, sapevo la sua anche perizia, la sua conoscenza, anche lei era dedita al restauro prevalentemente, esatto. Ma una restauratrice è molto attenta su una conoscenza anche appunto tecnica. Ha vinto due premi torta. Beh, certo, è vero che aveva vinto due premi torta, sì, è vero, sì, ma era eccezionale Antonella, poi studiava storia dell'arte con me all'università, quindi era più completa anche di me, perché lei era anche nel sul versante pratico dell'apprendimento delle tecniche attraverso il restauro, quindi interveniva, questo dà una completezza maggiore effettivamente. Ecco, detto questo, anche il fatto che si presenti così una mostra, secondo me va bene in una situazione in cui Venezia dovrebbe cambiare, ma non cambia, oppure cambia e si vedono i risultati, gli effetti, no? Quindi, ecco, l'intervento anche politico forse che effettivamente connota una coincidenza del riferimento alla storia dell'arte, all'arte, al fare arte attraverso un'emedesimazione nella vita nel quotidiano, di cui tu sei un po' rappresentante, insomma, avendo avuto una tua carriera poi fra l'altro completamente diversa fuori dall'arte, avendo avuto esperienze nell'ambito giuridico, aziendale se non sbaglio, e poi ecco ovviamente con altre possibilità di parlarvi anche di un corso di specializzazione in psicoanalisi o psicologia junghiana, ecco sì, perché tu ami giustamente quindi distinguere dalla componente freudiana. Ecco, ci siamo anche addentrati su certi aspetti che adesso lasciando perdere i riferimenti che in maniera molto dotta appunto ha delineato, no? Franco, facendo riferimento a Empedocle, facendo riferimento a un certo concetto di empirismo, facendo riferimento appunto ad una serie di riferimenti, ecco, contraddittori per me, perché lui negherebbe l'estetica però parla di storia della filosofia. Allora qui non so, entro un po' l'arte infatti è una cosa più immediata, l'autodidatta, non so, Emilio Vedova risultava molto più confuso di te nei riferimenti, cioè io ho avuto modo di parlare a Emilio Vedova in diverse occasioni e ricordo che per me farneticava delle volte, cioè diceva delle cose senza senso, che però effettivamente poi il risultato era un altro, anche il successo, la fama che ha ottenuto questa artista, che ovviamente può essergli anche riconosciuti per certi versi, ma non completamente in termini anche corrispondenti a quelle che erano anche scelte ideologiche, che hanno sfalsato un po' tutto il sistema. Ecco, per cui anche qui c'è una contraddizione secondo me, perché da un lato appunto tu nell'arte anche hai mediato una conoscenza di riferimenti che sono nell'humus veneziano, che non vediamo più assolutamente rappresentato, non so, ci sono autori che lui ama, Milesi, ci sono autori, ho visto Scatola, ho visto degli autori come, non so, c'è anche Nono in parte, ma c'è anche soprattutto Novati, sì, ecco Novati, perché appunto anche questa esperienza diretta, rapporto con le osterie, e con questi volti che si vedono. Mi ha parlato anche per esempio di un autore che tutti gli artisti degli anni 40, quando si usciva dal fascismo, amavano a Venezia, che era Gino Rossi. Gino Rossi che era strepitoso. Vabbè, conosco abbastanza, che tra l'altro anche lui aveva studiato a Foscarini. Gino Rossi era non aveva fatto scuole normali, scuole d'arte, Gino Rossi, aveva studiato a Foscarini come te. E poi aveva mollato il Foscarini, ha dato degli scolopi a Firenze. Anche Vittorio Guasagna.
anche, beh, certo, anche Vasari. Quindi tutti questi artisti, Beppe Longo, insomma ce ne sono tanti che sono scomparsi del contesto, e fra l'altro Pizzinato anche in parte, che adesso è contrapposto anche a Vedova, giustamente contrapposto a Vedova anche tutto sommato, no? Perché ecco, bisogna fare proprio tirare una riga e effettivamente di nuovo ricostruire un tessuto che è basato anche su una scuola che è perduta, ma non solo a Venezia, un po' dappertutto, no? Ma non come scuola di mantenimento tradizionale, ma va sottinteso ed è interpretato anche il concetto tradizionale, perché spesso per tradizionale si intende qualcosa di anacronistico, e anche l'ideologia in questo senso secondo me ha giocato a svantaggio, perché effettivamente la componente poi esplosiva qual è? Quella che lui media tra psicoanalisi, è un discorso che forse un po' io delle volte sul quale io torno, però effettivamente secondo me è un po' la componente sulla quale ci siamo anche formati, no? Io, per esempio anche con l'università, con Francesco Orlando, che faceva questo tipo di insegnamento tra interpretazione freudiana della non junghiana, d'accordo, freudiana, e per esempio letteratura, mescolando appunto letteratura e psicoanalisi. Insomma, sono però sempre sotto un'ideologia marxista, cioè non potevi... Ecco, infatti, per esempio, Franco mi ha molto colpito, perché quando io ho tirato fuori il concetto di simbolo, lui lo interpreta soprattutto in chiave junghiana, e poi ovviamente lo media attraverso il surrealismo, per esempio, che è stata una palestra, forse la palestra antifascista anche durante il regime. In parte. Sì. Beh, certo, quindi quella è stata un po' però il surrealismo è molto ortodosso poi alla fine, e quindi non va in un concetto di simbolo che va al di là anche delle stesse ideologie, per esempio marxista stessa, e anche ovviamente nei riferimenti precedenti. Ecco, e lì lui si chiama fuori, cioè non vuole assolutamente contaminazione, e lì diventa ortodosso anche lui alle sue, però anche essendo penalizzato da questa situazione, tutto sommato, secondo me. Perché la ragione per cui io mi richiamo a tanti indiani è proprio questa, perché l'archetipo non può che essere quello. Tra l'altro, certo, sì. Mentre io ritengo, se te lo posso interrompere, ritengo che l'aniconico, e qua devo dirlo, l'aniconico e quindi l'informale, è una cattiva lettura di Freud. Per cui l'aniconico esprime esclusivamente il proprio essere, ma non sa esattamente quale sia. Beh, certo, sì. Sì, ecco, io a queste teorie rimango un po' così, un po' scoserato, perché proprio non sono neanche forse aderente, invece poi mi sperdo anch'io in un caos che per me è più congeniale a una fase di cifrazione di certi fatti, di certi fattori, ne prendo un po' più come vengono, attraverso quasi un destino magico, se vuoi, no? Non so, però è il mio limite ovviamente, no? Però può essere anche una chiave di lettura, nel non aderire troppo, non vincolarsi. Infatti tu già distingui fra interpretazione freudiana e junghiana. Allora, per esempio, l'aspetto junghiano per me è più importante nel riaggancio antropologico. Allora lì diventa più di più largo respiro, e per esempio sconfina in quello che secondo me potrebbe essere una chiave di lettura futura senza troppe specializzazioni, che è quella per esempio del comparatismo, del confronto costante, in cui però bisognerebbe approfondire determinate tematiche insite in un territorio e allo stesso tempo allargare e confrontare senza necessità di supremazia di una cultura su un'altra, per esempio, anche questo secondo me è un motivo anche ideologicamente valido, che non è, quindi, mentre questo viene classificato un po'. Se permetti, sì, sì. Hai talmente ragione che porto un esempio molto chiaro. Mentre l'iconico consente le eresie, per esempio il fuoco, per esempio l'espressionismo, l'aniconico non le consente. È come se ogni avanguardia uccidesse il padre ancestrale senza mai maturare una civiltà. Beh, certo, sì. Ecco, questo concetto comunque anche poi dell'iconico e dell'aniconico, secondo me nel caso di Franco è una sua lettura,
che però, per esempio, io non vedo tanto, nel senso che secondo me una pittura come questa, e qui entriamo nel merito anche della tua proposta, ha un valore paritario l'iconico e l'aniconico, cioè tu hai lo stesso tipo di valenza, di possibilità espressiva, sia attraverso delle forme che poi diventano anche rappresentative di qualcosa, che potrebbero non esserlo anche. Quindi effettivamente poi anche quello è stato un dilemma, quello tra astrattismo, l'antitesi tra astrattismo e figurativo, che in fin dei conti ha soltanto uniformato, omologato a un sistema di rappresentanza che poi non è durato neanche quello, per cui poi si è superato ulteriormente, per cui non esiste una reale differenza fra figurativo e non figurativo anche per certi aspetti, perché in un brano di, per esempio, di quel paesaggio bellissimo tra l'altro, tu puoi effettivamente esprimerti in termini astratti in un particolare per poi ricondurti a una visione generale nella sua complessità, però la tua conoscenza materica e tecnica ti consente qualsiasi tipo di approccio da certi versi. Quindi poi dopo effettivamente tu non blefi e quindi fai anche un discorso che parte e arrivi alla natura, parti e arrivi alla natura, e poi alla fine il discorso valido stesso per tutti è proprio quello della natura, per cui ecco, per cui trovavo anche, per esempio in questo senso trovavo assurdo escludere certi riferimenti ai tuoi paesaggi che sono ideologici comunque alla fine, non è che non lo siano, anche se non sono così cruenti, così macerati in quello che poi è un humus che non esiste più, anche perché è completamente distrutto ormai queste persone, queste figure che tu rappresenti forse non esistono neanche più, perché si pensano ormai dopo zate, se ne sono annientate nella loro... Dal punto di vista, come dire, del quotidiano no, ma dal punto di vista antropologico no, sì. Beh, quello sì, perché il dolore e la sofferenza c'è sempre, sì, beh, quello sì. Sì, effettivamente, quello sì, non cambia nulla. No, quindi è una bellissima occasione questa di vedere, appunto, riconoscere un autore che effettivamente ormai i veneziani, che non so poi quanti veneziani si importino ormai per le strade, penso sempre meno, e che effettivamente rappresentano un legame con la tradizione, però nello stesso tempo evidenziano una cifra originale, perché tu giustamente prima hai detto una cosa bellissima, cioè bisogna sempre ricongiungersi con le proprie origini, con quello che è un discorso originale, e questa è effettivamente la base di ogni arte e di ogni cultura. Assolutamente, il Rinascimento è nato perché prima emulava e poi innovava. E questa è una positività junghiana che effettivamente ci appartiene a tutti, no? Dovrebbe appartenere a tutti. Ecco, vabbè, insomma, io non voglio poi tediarvi con altre considerazioni, certo lo stimolo al dibattito, al confronto, eccetera, è interessante, potrebbe emergere per esempio tante altre connotazioni, c'è già qui Giorgio che conosce tante realtà, per esempio la Bevilacqua la Masa, non so, la Bevilacqua la Masa ha escluso completamente quasi gli autori veneziani, cioè, voglio dire, adesso non voglio fare il rappresentante dei localismi di turno, però effettivamente non abbiamo bisogno tanto né di Milano né di altre città per, insomma, Venezia ha una sua tradizione che in questo senso da un nato a Venezia, anche se non veneziano completamente come me, cioè effettivamente, nel senso che non sono di origine veneziana, ma sono veneziano di nascita e quindi direi più totale, effettivamente si potrebbe tirar fuori molto, nel Novecento a Venezia è stato incredibile rispetto ad altre realtà italiane. Per cui, insomma, secondo me questo annientamento, questa sudditanza ad altre realtà, e questa, diciamo, anche dal punto di vista politico, questo annullare completamente delle fondazioni che lavoravano in un certo modo, come per esempio nessuno ne parla della fondazione Bevilacqua la Masa, pochi ne parlano politicamente. Vuoi portare? Cioè, abbiamo, no, grazie. Abbiamo continuamente anche degli altri riferimenti, per esempio adesso Sgarbi che vuole riprendersi la sua.